Ed eccoci qui, buonasera a tutti, io sono Alessandro Pieravanti, questa è la nona puntata di Raccontami di te. Siamo in diretta su Radio Sonica 90.7 e live da un locale del Pigneto che si chiama Nacosetta. Come tutte le puntate io vi chiedo un applauso per far capire che c'è veramente del pubblico qui in sala. Lo facciamo sentire anche a chi è a casa o chi è in macchina, che ha acceso adesso la radio e dice: cosa sta succedendo su Radio Sonica? Su Radio Sonica c'è questa trasmissione che si chiama Raccontami di te. E io, per presentare l'ospite, uso sempre un espediente, ovvero leggo la presentazione di Wikipedia. Oddio. E vediamo se quello che c'è scritto è tutto giusto. A volte è giusto, a volte è sbagliato, ho preso un pezzetto. Vediamo se è tutto giusto quello che è scritto su di te. Dice: romano di origini calabresi. Si è diplomato come attore nel 2000 presso la Libera Accademia dello Spettacolo di Roma. Ha debuttato nel 95 in teatro con Associazione Culturale Ludom, dove vanta un ricco curriculum. Nel 2005 ha studiato con Luca Ronconi presso il Centro Santa Cristina. In precedenza, dopo aver conseguito la maturità, si era iscritta alla Facoltà di Lettere indirizzo Spettacolo dell'Università La Sapienza, seguendo la sua passione per la scrittura. Benvenuto a Vinicio Marchioni. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. È tutto giusto quello che è scritto su Wikipedia oppure c'è qualcosa da correggere? Sì, no, mi sembra tutto molto, anche fin troppo preciso, diciamo. Quindi potremmo anche togliere qualcosa. Sì, sicuramente. Quando mi viene a trovare un musicista, solitamente apriamo con un brano dell'ospite. Però quando mi viene a trovare un attore, mi piace far sentire un estratto da un suo film o da una sua rappresentazione. Nello specifico, questo è Vinicio in 20 Mezzo sigarette. E soffro di attacchi di panico. Eppure non mi sono mai sentito una vittima. Non sono una vittima. Né dei terroristi, né degli iracheni, né dei soldati italiani che hanno sottovalutato il rischio. No. Perché anch'io, in fondo, penso di essere un carnefice. Sì, insomma, una piccola parte di quel meccanismo che si nutre quotidianamente di sangue. Di quel sistema, no? Che fa trovare nello stesso posto Rolla a fare un film, dei soldati italiani a presidiare un territorio e dei terroristi a farsi esplodere. Tutti quanti più carnefici che vittime. E tutti quanti esseri umani. Ma tutto questo, naturalmente, ai funerali non se ne è parlato. E l'apparenza sembrava il fattore dominante, no? Una parata piuttosto che un funerale. Tutta la città si era riversata per le strade. Sembrava che tutti quanti ci avessero bisogno di partecipare ad un dolore privato che era diventato pubblico. Tutti quanti i politici si sono messi davanti alle bare, come se i figli l'avessero ammazzati a loro. E alcuni genitori sono rimasti dietro, e qualcuno anche in piedi. Nell'omelia non una sola frase contro la guerra. La parola più usata è stata Dio. 12 volte. Che sommata a quante volte l'hanno chiamato Signore fanno 17, però. Eroismo, solo 11 menzioni. Patria 5, però si rifarà più avanti, quando a parlare sarà un militare. Ficucello 0. Olla 0. Rolla 0. Bambini iracheni morti nell'attentato 0. No, Aurelia, basta. Scusa, Ficucello, Olla, ma come cazzo ti fai a mettere sullo stesso piano dei bambini iracheni? Ci posso credere se a fare sti discorsi? Sei cambiato. Non mi convinci. E questo era Vinicio Marchioni in 20 sigarette, ma noi abbiamo la fortuna di avercelo qui dal vivo, oltre che sentirlo registrato da un suo estratto. Fategli un altro applauso di benvenuto. Io sono veramente contento di averlo qui. Grazie mille, grazie. In trasmissione. Sono convinto che una delle cose che è molto importante per quella che poi è la crescita di una persona è
il quartiere in cui nasce, il paese in cui nasce, il posto da cui viene. Quindi raccontaci qualcosa di te, dove muovi i primi passi, proprio da bambino, piccolissimo. Vince Marchioni muove i primi passi a via come ricordo così, via Barberino di Mugello alla sacrosanta Borgata Fidene, diciamo, un quartiere molto alto di Roma. E voglio dire, ha influenzato il tuo modo di essere adesso, il tuo percorso? Cioè, pensi che il venire da Fidene abbia in qualche modo lasciato un segno nella tua carriera oppure no? Ma come ognuno, insomma, ognuno si porta dietro il luogo dove nasce, insomma, quindi sì, ha influenzato il fatto che sono nato in mezzo alla strada, sono nato nel 75, quindi sono, come si dice oggi, un analogico, insomma, capito? E quindi sono cresciuto giocando per strada, scambiandoci le figurine, con il gessetto per terra, facevamo le biglie, insomma, quella roba lì. E quindi noi ci immaginiamo questo piccolo Vinicio Marchioni che gioca con le biglie a Fidene. Quanta tenerezza. Ma tu ti ricordi qual è stata la prima recita che hai fatto? Cioè, qual è stata, cioè, io solitamente chiedo a chi fa musica qual è la prima cover che hai suonato. Tu ti ricordi il primo testo che hai imparato a memoria, la prima cosa che hai provato a raccontare, una recita scolastica, all'oratorio della chiesa, non lo so, qual è stato il tuo primo approccio con la rappresentazione? In realtà ho iniziato tardi, nel senso che la prima cosa che ho fatto a scuola, però stavo già alle scuole superiori, ed era l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, diciamo, ci ho avuto sempre un'impronta di una pesantezza mortale, diciamo così. Forse è per questo che sono diventato un attore molto drammatico più che nei film comici, insomma. Però sì, l'antologia di Edgar Lee Masters, e la cosa era il suonatore Jones, che è una cosa da cui poi anche il grande Fabrizio De André ha inciso e ha fatto un album su... Erano tutti epitaffi, roba. Quindi una cosa di una tristezza infinita. Dormono sulla collina, ecco. Assolutamente. E dai, a ride, diciamo. Ci andiamo a sentire la prima scelta musicale di Vinicio. L'idea è quella che stiamo scoprendo la musica che ha nascosta dentro il suo iPod. Andremo a scoprire quelli che sono i libri sul suo comodino, oppure quelli che sono i film che si vede quando è a casa da solo sul divano, tranquillo. Uno dei brani che ascolta con molto piacere è questo. E quindi abbiamo scoperto che tra gli ascolti di Vinicio Marchioni c'è sicuramente Battiato con questo brano, ma per arrivare a Battiato c'è tutto un percorso. Quindi quando ci siamo sentiti qualche giorno fa con Vinicio, gli ho chiesto: sì, ma qual è la prima cosa che tu hai sentito, il primo tuo approccio con la musica? E solitamente capita che sono delle sigle di cartoni animati o qualcosa che ascoltano i nostri genitori, o qualcosa che ci arriva dalla televisione, che passano delle canzoni. E lui però invece mi ha detto un brano molto bello, che è un altro brano tra l'altro tristissimo, perché è un brano che racconta praticamente un suicidio, un nobile che l'anno prima dell'uscita di questo brano, un nobile romano, si è buttato dalla finestra. Beh sì, è, diciamo, il grande Domenico Modugno, io vecchio frac. Lo sentiamo in sottofondo mentre Vinicio ci racconta perché il suo approccio con la musica è stato con vecchio frac, cioè. Ma io avevo più o meno 7 anni, eravamo andati a trovare il fratello di mia madre, e siamo stati 4-5 giorni da lui, e lì ho conosciuto una bimba di cui non ricordo il nome, e penso che quella fosse, cioè, sia stato, come dire, il mio primo contatto con qualcosa che avesse a che vedere con forse l'amore, diciamo, no? E quindi siamo stati 3-4 giorni lì, insomma, andiamo via, saliamo dentro alla macchina, e veramente come in un film, lei esce fuori dal suo portone, io mi giro, mi spiaccico sul vetro dietro, tristissima, e
e in sottofondo c'era questa canzone che mio padre aveva messo intanto. Lo so, so, ho avuto un'infanzia di merda, ragazzi, che devo fare? Non è colpa mia. Di chi sarà? E quindi tu lo leghi a questo ricordo, e quindi ancora una volta dalla macchina, cioè la cassettina in macchina, sì, o la radio. Ma infatti che... questa canzone per me non è assolutamente una canzone che parla di morte. Per me questa canzone è il primo, la scintilla d'amore. E questa ragazza tu poi questa bambina l'hai più rivista? Non ho idea proprio, no. Zero. No, capirai, io avevo 6 anni, lei pure, stavamo a Genova, no. Quindi sulle note di Vecchio Frac, il primo amore di Vinicio Marchioni sfuma così mentre la macchina si allontana. Un attimo canta. D'amore che mai più ritornerà. Si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Piano piano stiamo componendo quelli che sono gli inizi della vita di Vinicio da bambino, i primi amori, le prime cose. Però l'idea di questa trasmissione, che per chi si è appena connesso sulla radio, che magari è entrato in macchina, si chiama Raccontami di te, è quella che tutti quelli che sono in sala e ci ascoltano e quelli che sono a casa hanno un taccuino su cui prendono appunti. E si prendono quelli che sono le indicazioni, i consigli dell'ospite che ci viene a trovare, che gli dice: guarda, per me questo libro, questo film è stato molto importante, domani quando torni a casa guardatelo, leggitelo, perché probabilmente ti può raccontare qualcosa sia di me che di quello che ti succede intorno. E allora, immaginando questo taccuino virtuale, noi sulla base in sottofondo, che è una base di Nick Cave, andiamo ad aprire una sezione di questa trasmissione, che è una sezione legata alla letteratura e quindi di quello che abbiamo sul comodino. E allora, in una chiacchierata con Vinicio, gli ho chiesto quali erano le letture secondo lui importanti che in qualche modo l'avevano influenzato, e lui mi ha dato due risposte veramente veramente interessanti. Però noi ce le andiamo a sentire direttamente dalla sua voce, quindi abbiamo la fortuna di sentire leggere direttamente da lui degli estratti. Con il primo estratto noi andiamo dall'altra parte dell'oceano, siamo in America Latina, e lo sentiamo con un sottofondo adatto. Questo che sentite sotto è Astor Piazzolla, e quindi siamo in Argentina. Molti anni dopo, davanti al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía avrebbe ricordato quel pomeriggio remoto in cui suo padre l'aveva portato a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di 20 case di fango e canne costruite sulla riva di un fiume dalle acque diafane che si precipitavano su un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano senza nome, e per menzionarle bisognava indicarle col dito. Tutti gli anni, nel mese di marzo, una famiglia di zingari straccioni piantava la tenda vicino al villaggio, e con gran chiasso di fischietti e di timbales veniva a far conoscere le nuove invenzioni. Prima portarono la calamita, uno zingaro corpulento con una barba selvatica e mani di passero che si presentò con il nome di Melchiades. Diede una truce dimostrazione pubblica di quella che chiamava l'ottava meraviglia dei sapienti alchimisti di Macedonia. Andò di casa in casa trascinando due lingotti metallici, e tutti si spaventarono vedendo che papaioli, padelle, pinze e fornelli cadevano in terra, e i legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle vite che cercavano di schiodarsi. E anche gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano là dove più erano stati cercati, e strisciavano in un turbolento fuggi-fuggi dietro ai ferri magici di Melchiades. Le cose hanno vita propria, proclamava lo zingaro in tono aspro. È solo questione di risvegliarne l'anima. José Arcadio Buendía, la cui smisurata immaginazione andava sempre oltre l'ingegno della natura e addirittura più in là del miracolo e della magia,
pensò che fosse possibile servirsi di questa invenzione inutile per sviscerare l'oro dalla terra. Però un altro, leggici un altro pensetto, perché è talmente bello che è un peccato farti smettere. Melchiades, che era un uomo onesto, lo avvisò: per quello non funziona. Ma José Arcadio Buendía all'epoca non credeva nell'onestà degli zingari, e così scambiò il suo mulo e una partita di capre con i due lingotti calamitati. Úrsula Higuarán, sua moglie, che contava su quegli animali per accrescere lo stentato patrimonio domestico, non riuscì a dissuaderlo. «Ben presto avremo tanto oro da lastricare la casa», replicò il marito. Per vari mesi si impegnò nella dimostrazione della validità delle sue congetture. Esplorò palmo a palmo la regione, compreso il fondo del fiume, trascinando i due lingotti di ferro e recitando a voce alta la formula magica di Melchiades. L'unica cosa che riuscì a dissotterrare fu un'armatura del 400 con tutti i pezzi saldati assieme da una crosta di ruggine e che all'interno suonava vuota come un'enorme zucca piena di sassi. Quando José Arcadio Buendía e i quattro uomini della sua spedizione riuscirono a disarticolare l'armatura, trovarono uno scheletro calcificato che, appeso al collo, aveva un reliquiario di rame con un ricciolo femminile. È uno degli incipit più belli della storia della tutta la letteratura mondiale. È un incredibile libro. Se non l'avete letto, lo leggetelo, perché è straordinario. Però. E quindi sulle note di Astor Piazzolla abbiamo sentito Vinicio Marchioni leggere Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. C'è un motivo nello specifico per cui decidi di consigliare questo libro per te? A significato, cioè, quando l'hai letto, a che età l'hai letto te questo libro? Boh, la prima volta a 16 anni, 17, non lo so, e poi l'ho riletto varie volte, un'altra volta in università, quindi 23 anni, poi più o meno quando ne avevo 30. L'ultima volta penso di averlo letto 2 anni fa, più o meno. Solitamente facciamo dei test ad alzata di mano, chi è, diciamo, in macchina o a casa non lo può fare, però chi è in sala, quanti di voi l'hanno letto questo libro del premio Nobel Márquez? Bravi, bravi. Più o meno la metà, e quindi consigliamo a tutta l'altra metà di andarlo a leggere. Noi abbiamo avuto la fortuna di sentirlo letto da Vinicio direttamente. Cambiamo base. Questa è una base di Brassens. E quindi che ci facciamo così? Con Brassens, che è francese, in realtà non andiamo in Francia, ma andiamo a sentire un altro libro consigliato da te, che c'ha un'affinità nell'andare a studiare le indicazioni che tu mi hai dato. Ho scoperto che in realtà c'è un legame tra questi due libri, cioè entrambi i libri trattano di tematiche familiari, cioè sono delle famiglie che si raccontano attraverso dei personaggi e delle dinamiche familiari. Spesso le dinamiche delle famiglie poi raccontano le dinamiche dei paesi, degli stati, e andando in grande un po' di tutto quello che succede. E allora ci sentiamo Vinicio che ci legge un altro libro, ma il titolo e l'autore lo scopriamo alla fine. Abbiate pietà di me, perché è uno dei libri più difficili da leggere al mondo questo. Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Qualcosa di assolutamente terribile stava per accadere, lo si sentiva nell'aria. Il sole era molto basso nel cielo, una stella minore, un astro morente, raffiche su raffiche di entropia. Alberi irrequieti, temperature in diminuzione, l'intera religione settentrionale delle cose era giunta al termine. Neanche un bambino nei giardini, ombre e luce sulle zoisie ingiallite. Querce rosse e querce di palude e querce bicolori riversavano una pioggia di ghiande sulle case senza ipoteca. Le controfinestre rabbrividivano nelle stanze da letto vuote. E poi il ronzio monotono e singhiozzante di un'asciugabiancheria, la contesa nasale di un soffiatore da giardino, il maturare di mele nostrane in un sacchetto di carta, l'odore della benzina con cui Alfred Lambert aveva ripulito il pennello dopo la verniciatura mattutina del divanetto di vimini.
Le tre del pomeriggio erano un'ora pericolosa nei sobborghi gerontocratici di St. Jude. Alfred si era svegliato nella grande poltrona blu in cui si era addormentato dopo pranzo. Aveva finito il suo pisolino e il prossimo notiziario locale iniziava soltanto alle 5. Due ore vuote erano una fistola che generava infezioni. Si alzò a fatica, raggiunse il tavolo da ping pong e si mise in ascolto di Enid, ma non la sentì. In tutta la casa risuonava un campanello d'allarme che nessuno poteva udire eccetto Alfred e Enid. Era il campanello d'allarme dell'ansia. Era come uno di quei grandi dischi di ghisa muniti di battaglio elettrico che spedivano in strada gli scolari durante le esercitazioni antincendio. Suonava da così tante ore che ormai Lambert non udivano più il messaggio campanello che squilla, ma come quando un rumore prosegue ininterrotto finché non si riescono a distinguere i diversi suoni che lo compongono, o come quando si fissa una parola finché non si trasforma in una sequenza di lettere morte, udivano invece i rapidi rintocchi del battaglio sulla casa di risonanza metallica. Non una nota pura, ma una sequenza granulosa di percussioni con uno strato superficiale di toni acuti e lamentosi. Suonava da così tanti giorni che ormai rimaneva sullo sfondo, tranne certe volte, la mattina presto, quando uno dei due si svegliava in un bagno di sudore e si accorgeva che un campanello squillava nella sua testa da tempo immemorabile. Suonava da così tanti mesi che il suono aveva ceduto il passo a una specie di metasuono, il cui volume non dipendeva dal battito ritmico delle onde di compressione, ma dal molto, molto più lento variare della loro consapevolezza del suono stesso. E questa consapevolezza era particolarmente acuta quando anche il clima era di umore ansioso. Allora Enid e Alfred, lei inginocchiata ad aprire cassetti in sala da pranzo, lui in contemplazione del disastroso tavolo da ping pong nel seminterrato, si sentivano entrambi sul punto di esplodere dall'ansia. Probabilmente potremmo fare tutte le due ore insieme con Vinicio a sentirlo leggere, sarebbe una cosa bellissima. Cosa ci hai letto? Cosa ci hai fatto sentire? Questo è uno dei più grandi capolavori della letteratura contemporanea, si chiama Le correzioni di Jonathan Franzen, che sono 700 pagine infinite in cui questo autore incredibile ha praticamente fatto a pezzi gli Stati Uniti d'America attraverso la storia di questi due e dei figli di questi due, e in 700 pagine fa il giro del mondo. È un libro pazzesco che dovete leggere assolutamente. Se non lo volete leggere, l'ho inciso, quindi lo ascoltate. Lo conosco perché insomma, mi sono chiuso 10 giorni e sono andato in fissa di brutto. E quindi per tutti quelli che non l'hanno letto, domani avete un nuovo acquisto da fare. Ma la caratteristica di questa trasmissione è che il pubblico può interagire da casa, ma anche dalla sala, in due modi. Noi qualche giorno prima condividiamo un link, a questo link si può rispondere a un sondaggio e si può fare una domanda all'ospite, in questo caso Vinicio Marchioni. La domanda che vi abbiamo fatto è stata questa e scopriremo il risultato a fine puntata. L'ospite della prossima puntata, il 31 gennaio, ha lavorato con Vinicio Marchioni. Di chi si tratta? Alessandro Borghi, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Vincenzo Salemme o Francesco Montanari? Potete rispondere direttamente prendendo lo smartphone anche adesso, dalla tasca, andare nell'evento o sul Facebook di Vinicio e rispondere al sondaggio. Vediamo se indovinate chi avrò accanto a me qui il 31 gennaio. Ma poi c'è la possibilità di fare una domanda a Vinicio e già ne sono arrivate moltissime. E allora io, oddio che paura, vi porto direttamente qui dietro al microfono di Radiosonica senza filtro per fare delle domande a Vinicio. E leggiamo un po'. Qua ti chiedono: qual è un tuo motto, una frase che più ti rappresenta? Firmato Giulia. Non ce n'ho uno in particolare, forse insistere e resistere. Vorrei chiedere: qual è l'evento più importante della tua carriera e il segreto del tuo successo?
non penso esistano dei segreti per il successo. Qual era la prima? L'evento più importante della tua carriera? Romanzo criminale sicuramente per il cinema e Luca Ronconi per la parte teatrale. Ti chiedono: sei un artista poliedrico, scriveresti un libro autobiografico firmato Eva? Non so se sono un artista sicuramente, ma è un libro autobiografico, spero di scriverlo quando ci avrò 200 anni insomma. Cosa escluderesti tassativamente dalle proposte di lavoro? E cosa invece ti piacerebbe fare che ancora non hai fatto? Firmato Sara. Escluderei tipo l'onore, il rispetto, la carta igienica, il cesso, insomma quelle robe che lì ma mai dire mai nella vita, però, perché da domani in un brutto periodo magari non tocca, si sa mai, pure quello. E la seconda era? E la seconda era cosa ti piacerebbe invece fare che non hai fatto? Firmato Sara. Una commediona tipo i Monty Python, qualche cosa di assolutamente fuori di brocca proprio. E allora noi non vediamo l'ora di vederti nei panni di, diciamo, un fuori di brocca. Sì, assolutamente. E ci andiamo a ascoltare un altro brano presente nell'iPod di Vinicio quando va a correre. Va a correre ogni tanto? Perché sì, ci ha raccontato un film, sono andato tanto a correre. Perché ci ha raccontato Zero Calcare che lui va a correre a Villa da una settimana fa. E tu invece vai a correre ogni tanto. Anch'io andavo a correre lì, sai. E nell'iPod probabilmente potevi avere un brano di questo tipo, che tra l'altro è motivazionale, perché racconta la carriera di un giovane sportivo come probabilmente non l'ha raccontata mai nessuna, ma nessuno nella storia del cantautorato italiano. E sulle ultime note di un capolavoro. Applauso, applauso, che è un pezzo della Madonna questo, ragazzi. Un capolavoro di De Gregori, che è contenuto nel suo disco Titanic, e tra l'altro è stato inserito anche nella colonna sonora del film Marrakesh Express per richiesta di Abbadantuono, che proprio si era fissato, ha detto: nel film ci deve essere per forza questo brano. Un brano. Chissà quanti soldi dei diritti ha dovuto chiedere. Assolutamente, chissà quanto gli è costato. Però ci aiuta a fare un collegamento, oltre perché, a parte che è stato appena fatto un brindisi a Vinicio, io invito tutti ad alzare i bicchieri e facciamolo tutti insieme questo brindisi, anche chi è a casa. Alzate tutti i bicchieri in sala e ringraziamo. Auguri a tutti intanto, di buon anno tra l'altro. Grazie, Marcantissimo. Questo ospite che ci è venuto a trovare questa sera. E questo aneddoto legato a Marrakesh Express ci aiuta ad aprire una sezione probabilmente importante per Vinicio, anche perché riguarda il suo lavoro molto da vicino, ovvero il cinema. E quindi di base poi andremo a scoprire un po' il suo percorso, gli faremo qualche domanda. Però che film ti consiglia un attore? Cioè, ad esempio, Elio Germano ci ha consigliato Non ci resta che piangere. Ah, certo. In ambito italiano, oppure Novecento di Bertolucci. È molto interessante come cosa, perché poi è anche bello capire tecnicamente perché, oppure a livello un po' più emotivo, il perché chi fa quel mestiere sceglie una determinata cosa. E devo dire che Vinicio ha scelto due cose molto 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 interessanti. E io vorrei che tu introducessi la prima, che è un film francese. Il primo film si chiama I 400 colpi ed è un film di François Truffaut, uno dei fondatori della Nouvelle Vague, una corrente cinematografica francese appunto degli anni 40 e 50. Ed è un film che, quando l'ho visto mentre studiavo all'università la storia del cinema, mi ha fatto sicuramente innamorare di questo mestiere, insomma. Quindi, se vi dovesse mai capitare, non è un film, come dire, semplicissimo, però è un film molto 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 bello. Quanti di voi in sala hanno visto I 400 colpi? Che tra l'altro è un film particolare, perché in italiano I 400 colpi potrebbe non dirci niente, in realtà in francese vuol dire Fare il diavolo a quattro.
Quindi quando si dice 400 colpi in francese vuol dire fare il diavolo a 4. E in effetti è la storia di questo bambino che fa il diavolo a 4, sì, nel passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. Sì. Ci sentiamo un pezzetto da questo film. Sentiamo insieme. Se le cade la matita, raccoglila, ma non guardarle le gambe, se no lo segna sulla scheda. La scheda? Quale scheda? Ci scrivono tutto su di te, quel che ne pensa il dottore, quel che ne pensa il giudice e anche i vicini di casa. Io la mia scheda la conosco a memoria. C'è scritto che sono un instabile psicomotore con tendenze perverse. E se racconto fesserie apposta per... Beh, allora ti mandano all'ospedale e una volta là dentro va a finire che non ne esci più. Come sarebbe a dire? Daniel. Perché hai riportato la macchina da scrivere? Beh, siccome non potevo venderla, non potevo farne niente, ho avuto paura e non so, l'ho riportata. Ma non so perché. È vero che una volta rubasti 10.000 franchi a tua nonna? Mi aveva invitato, era il suo compleanno. E siccome è vecchia, non mangia molto, così metteva da parte i soldi. Ma non ne aveva bisogno, tanto moriva presto. Siccome io sapevo dove li teneva nascosti, li ho presi. Ero certo che non se ne accorgeva. E la prova è che non se ne è accorta. Poi mi aveva dato un bel libro quel giorno. Siccome mia madre aveva l'abitudine di frugarmi in tasca e io avevo lasciato i pantaloni sul letto, deve essere stata lei a riprendermi i soldi perché il giorno dopo non li ho più trovati. Poi mi ha interrogato e allora ho dovuto confessare che li avevo presi alla nonna. Per punizione mi ha tolto anche il libro che la nonna mi aveva dato. Un giorno poi gliel'ho richiesto per leggerlo, ma mi sono accorto che l'aveva venduto. I tuoi genitori dicono che tu menti sempre. Beh, mento ogni tanto, sì. Spesso. Se dicevo la verità non mi credevano e così dicevo un'altra cosa. Perché non vuoi bene a tua madre? Perché prima ero a balia e quando hanno avuto un po' di soldi mi hanno messo dalla nonna. Ma la nonna era vecchia e così non poteva più tenermi. Allora mi hanno preso in casa, ma sa, avevo già 8 anni. E ho capito che la mamma non mi voleva molto bene, mi sgridava sempre per niente, per delle piccole sciocchezze. E una volta, sì, insomma, una volta che stavano litigando, ho sentito che io ero nato quando mia madre non si era ancora, quando era ancora signorina, insomma. E poi anche con la nonna ha litigato una volta. E allora ho sentito che aveva voluto abortire e che se ero nato lo doveva mia nonna. Sei mai stato a letto con una donna? No, no mai, ma conosco dei ragazzi che c'erano stati e mi avevano detto se avevo voglia di andare in via Saint-Denis. Ci sono andate e poi ho chiesto alle ragazze, ma mi hanno insultato, allora ho avuto paura e sono scappato. Però ci sono tornato dopo. E mentre aspettavo, un tipo mi ha chiesto che ci fai tu qua. Era un nordafricano. Allora io gliel'ho spiegato e conosceva molte ragazze perché mi ha detto io so di una che va... Una donna, insomma, che va coi ragazzi, capisci? E mi ha portato in un albergo. Ma proprio quel giorno lei non c'era. Abbiamo aspettato un'ora, 2 ore e siccome non veniva sono scappato. 100 colpi è un filmone e... Così nel chiacchierare adesso fuori onda abbiamo accennato al discorso di quella che è la traduzione e l'interpretazione dei traduttori e quindi di come poi noi ci affezioniamo a dei film, in realtà sentiamo i film, sentiamo le voci che non sono delle voci originali, si fa in Italia, non si fa all'estero, tu come ti approcci a tutto questo sistema da attore? È una gran rottura di coglioni il doppiaggio, ragazzi. Cioè, abbiamo una scuola di doppiatori straordinari, eccetera, eccetera. Però dietro ogni film c'è uno studio, c'è un lavoro di un attore che si fa un culo così per trovare la voce di quel personaggio. E arrivano i film qui e tu non ce l'hai questa cosa qui. Io lo shock anafilattico su questo discorso ce l'ho avuto vedendo come si chiama quel film, Brokeback Mountain. La prima volta l'ho visto doppiato al cinema, poi me lo sono rivisto per uno studio che stavo facendo io, l'ho sentito in lingua
originale e non avete idea di che cazzo di lavoro ha fatto Heath Ledger su quel personaggio. Non avete idea che voce, come parlava quel personaggio, con una fragilità, vabbè, insomma, uno dei più grandi attori che abbiamo perso, purtroppo. Però tutto questo per dire che con questa cosa che qui da noi abbiamo la scuola dei grande scuola di grandi doppiatori, che i grandi registi del neorealismo facevano i numeri agli attori presi per strada, poi tanto li doppiavano. Tutte queste cose hanno fatto sì che, insomma, la qualità anche molto spesso della recitazione, secondo me, in Italia, e sia anche la qualità del suono dei film, per tutti questi motivi, sia infinitamente minore rispetto ad altre cinematografie, insomma. Tu tendi a vedere i film in lingua originale sottotitolati, cioè... Sì. Ormai no. Sì, non lo sopporto più il doppiaggio. Perché sai, ogni volta le battute sono sempre così. Anch'io ti voglio tanto bene. Ma che cazzo è che parla così? Cioè, nessuno parla così, cazzo. Poi noi lo dobbiamo fare, quando faccio gli spettacoli teatrali si parla in italiano, ma si parla, non è che si fa finta di essere delle statue con delle voci molto basse, con delle emozioni sempre finte, che non passa niente se parli così, cazzo. E la cosa brutta è che probabilmente noi non ce ne accorgiamo nemmeno più, perché siamo talmente tanto abituati che è normale vedere un film doppiato, e quindi probabilmente è utile anche ogni tanto sentire la voce di qualche addetto ai lavori, che ci racconta e ci aiuta a capire delle sfumature un po' più profonde. Quanti di voi vedono i film in lingua originale o le serie? Molto pochi, nemmeno io li vedo in lingua originale. Quindi evidentemente è un qualcosa che questa sera possiamo imparare da Vinicio e da doppiatore a doppiatore. Ci andiamo a sentire un altro film doppiato e ci spostiamo veramente tantissimo dall'atmosfera francese, ma lo scopriamo insieme di che si parla e in che luoghi andiamo. Ascoltate un po' se lo riconoscete. Non è nelle quattro stagioni, non nell'inverno che spinge accanto a stanchi termosifoni e spruzza di ghiaccioli i capelli già grigi, e non nei falò accesi nelle periferie dalle pandemie erranti, non nel fumo d'averno che lambisce i cornicioni, e neppure nell'albero di Natale che sopravvive forse solo nelle prigioni. Il mio sogno non è nella primavera, l'età di cui ci parlano antichi fabulari, e non nelle ramaglie che stentano a metter piume, non nel tinnulo strido della marmotta quando s'affaccia dal suo buco, e neanche nello schiudersi delle osterie e dei crotti, nell'illusione che ormai più non piova, o pioverà forse altrove, chissà dove. Il mio sogno non è nell'estate, nevrotica di falsi miraggi e lunazioni di malaugurio, nel fantoccio nero dello spaventapasseri e nel reticolato del tramaglio squarciato dai delfini, non nei barbagli afosi dei suoi mattini e non nelle subacquee peregrinazioni di chi affonda con sé e col suo passato. Il mio sogno non è nell'autunno, fumicoso, avvinato, rinvenibile solo nei calendari o nelle fiere del Barbanera, non nelle sue nere fulminee sere, nelle processioni vendemmiali o liturgiche, nel grido dei pavoni, nel giro dei frantoi, nell'intasarsi della larva e del ghiro. Il mio sogno non sorge mai dal grembo delle stagioni, ma nell'intemporaneo che vive dove muoiono le ragioni, e Dio sa se era tempo o se era inutile. Dicelo tu, da cosa era estratto questo monologo che ci hai consigliato di questo film?
ci spostiamo questa volta verso Oriente, a Est. Questo film che si chiama Primavera, Estate, Autunno, Inverno e poi di nuovo Primavera, è un film straordinario, vedetelo, perché insomma è veramente meraviglioso, c'è un'estetica, insomma, film meraviglioso. E lui era il grande Vittorio Gassman, che doppiava questo monologo iniziale del film con la sua grande maestria, è vero? E questo è un film di Kim Ki-duk. Quanti di voi hanno visto questo film in sala? Il nostro Livio e anche Max, un'altra amica lì che ha visto il film, quindi in 4, 5, in 5, 6 hanno visto questo film di Kim Ki-duk. Doc, come si pronuncia? Doc Kim Ki-duk. Lo vuoi venire a dire al microfono? Perché io veramente starei in fissa per sentire la pronuncia giusta. Come ti chiami? Daniele Coluccini, uno dei due registi di Il Contagio, per chi lo ha visto. Kim Ki-duk. Kim Ki-duk. Devi dire la C, ma non la devi dire. Ok, ok. Kim Ki-duk. Di cui un altro capolavoro è Ferro 3, La Casa Vuota, che è un film incredibile fatto di silenzi. E anche questo, se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Accattatevi. Perché è molto bello. Passiamo da Primavera a Primavera. E prima di farci raccontare ancora qualcosa sul cinema da Vinicio, ascoltiamo un brano proprio che si intitola Primavera. E fa così. Vediamo se riconoscete l'autore. Quindi da le stagioni che passano all'interno di quello che è un monastero buddista, del film che ci ha consigliato Vinicio, questa sera siamo passati alla primavera raccontata da Pino Daniele. Per chi si è appena connesso, per chi è entrato in macchina che dice ma chi sono questi due matti che parlano al microfono, state ascoltando Raccontami di te direttamente da Na Cosetta al Pigneto. Io sono Alessandro Pieravanti e l'ospite di questa sera è Vinicio Marchioni. Quindi voi che siete qui in sala vi direte ma quante volte l'ha ripetuto? Non è mai abbastanza, perché abbiamo anche degli amici che ci seguono da casa, amici che fanno delle domande e è giusto rispondere a queste domande. Ti leggo un altro paio di domande che sono arrivate da casa. Dai. Qual è il personaggio che preferisci interpretare tra tutti quelli che hai fatto? Grazie mille, complimenti Simone. Non ce n'ho uno. Non c'è un ruolo a cui sei rimasto affezionato? Non rimango affezionato a niente di quello che faccio. Non c'ho una maglietta, non c'ho una sceneggiatura, una foto. Non conservi niente. Gli articoli del giornale? Ma proprio per niente, zero. Guardiamo avanti, proprio, non guardiamo indietro. Senti, dentro casa mia pare che faccio l'idraulico. Non c'ho quindi niente. Il lavandino non perde a casa. Il lavandino non perde, no. Anzi, se ci avete bisogno, ci avete bisogno di una mano a casa, ci pensa Vinicio. Altra domanda: sei un grande attore. Quando dico grande intendo che riesci ad interpretare vari ruoli, ma come ognuno di noi hai delle caratteristiche che esaltano le tue qualità. Secondo me, e ti ho seguito in quasi tutte le tue interpretazioni, il meglio di te lo hai dato in Romanzo Criminale interpretando il freddo. Ti chiedo quando e se hai intenzione di fare dei ruoli in cui fai il cattivo, dove non hai rivali, secondo me. Vogliono sapere quando farà il cattivo di nuovo, perché secondo loro è il massimo. Sei proprio cattivo cattivissimo. Anche perché nasce tutto da tutti quei drammi che hai passato da bambino, da vecchio frac, la bambina che si allontana, esatto. Tutti quei dolori là. Giro di menti de culo da ragazzino. Spoon River, cioè si sono sommate tutta una serie di cose che poi oggettivamente quando eri cattivo eri incazzatissimo. Cioè tu, io una cattiveria così non l'ho mai vista. Ma in realtà io sono uno che nella vita è il primo schiaffo che vola, raso terra mi tuffo per prenderlo, insomma. Quindi penso di non aver mai fatto, mai avuto una colluttazione, mai fatto a botte, mai proprio, anzi sono uno di quelli che dice vabbè, ma mettiamo, c'hai ragione te, tutto a posto, lascia perdere. Forse anche per questo che poi invece quando mi capitano dei ruoli come quello, insomma, però quello c'aveva anche il cuore tenero, insomma. Non lo so, quando mi ricapita non lo so. Avvertiremo il nostro amico che ci ha scritto. Non lo so. Sarà il primo a saperlo appena Vinicio avrà un ruolo da cattivo. E tra un po' leggeremo un altro po' delle vostre domande e scopriremo anche i risultati del sondaggione. Nel frattempo, sempre per restare in tematica cinema,
mi interessa molto sapere quali sono gli attori che tu stimi e che reputi dei tuoi punti di riferimento, magari nei periodi in cui tu stavi iniziando guardavi a loro come, tra virgolette, non dico dei maestri, ma comunque un qualcuno a cui ispirarsi. E vorrei, mi piacerebbe che tu ci parlassi di qualcuno di internazionale e anche qualcuno magari di italiano, non so se ti metto in difficoltà. Ma ce ne stanno ovviamente tantissimi. Internazionale, Marlon Brando è Dio. In quale film principalmente? Tu dici quel film di Marlon Brando, quell'interpretazione a me mi fa sentire male. Beh, ce ne quasi tutti i film che ha fatto, tranne due o tre, però ti dico Fronte del Porto, ti dico Un Tram Chiamato Desiderio, Ultimo Tango a Parigi, Apocalypse Now, cioè boh, c'è l'imbarazzo della scelta. Credo che, diciamo, di contemporanea internazionale, Kevin Spacey è un grandissimo attore ed è uno scandalo quello che gli è successo. E io gli voglio dire, io ti voglio bene, Kevin. Via in Italia a lavorare adesso che non ti chiama più nessuno. Adesso bisogna chiamare Kevin Spacey, ragazzi. E mi trovi assolutamente d'accordo. È uno dei più grandi attori di tutti i tempi, non so come dire. Boh, vabbè. Decisamente. Quanti di voi in questa sala sono fan di Kevin Spacey e gli piace Kevin Spacey? Troppo pochi. E poi in Italia, beh, in Italia ce ne stanno veramente tantissimissimerrimi. Facciamo un gioco, me ne dici uno del passato, invece voglio sentire da te un nome del presente di un attore, magari tuo contemporaneo, amico, coetaneo, che stimi e che reputi veramente valido. Luca Marinelli. Stana spanna sopra tutti, raga. Ci hai lavorato tu con Luca Marinelli? No, ma mi auguro di farlo prestissimo perché gli voglio un bene della Madonna. E allora proveremo ad averlo ospite qui per portargli, diciamo, questo tuo augurio. E invece qualcuno del passato, di quando tu iniziavi a fare questo lavoro, c'era qualche grande a cui guardavi comunque con rispetto e che ti piaceva? Ma Mastroianni, Volonté, insomma i soliti nomi di quegli anni lì, ma soprattutto c'erano gli attori che facevano i ruoli da comprimari in quei film lì, che erano geniali a livelli assurdi proprio. C'erano i fratelli De Sceglie, per esempio, che non li conosce nessuno, solo un pazzo come me. Ma hanno fatto 1,5 milioni, sono in tutti i film di quel periodo lì e sono straordinari. E poi abbiamo avuto artisti come Walter Chiari, che era un genio totale, Nino Manfredi, che non viene ricordato mai, Ugo Tognazzi, che è stato cavalcato da Gassman, da Mastroianni, ma era un attore di una grandezza assoluta proprio. Ti faccio una domanda che è una domanda mia personale. Perché al giorno d'oggi su 100 film che escono sono, diciamo, belli o comunque sono interessanti, fatti bene, lavorati bene, con bei dialoghi, con belle ambientazioni, con una bella scrittura, 5 su 100. Mentre invece guardiamo al passato e vediamo le produzioni di una volta e troviamo dei capolavori incredibili che non ci abbiamo il tempo di una vita per guardare tutti i capolavori dei film che sono stati fatti negli anni 50, negli anni 60, cioè tutto un periodo, io non lo capisco questo, cioè perché andare adesso a vedere il cinema italiano è un terno all'otto e invece prima era una sicurezza e uno standard mondiale. Oddio, quante ore ci abbiamo per parlare di questa cosa? Nel senso che ovviamente, lasciando da parte il fatto che la società è completamente un'altra, la televisione non c'era internet, eccetera eccetera, però credo che la maggior parte di quei film parlassero di quella realtà lì, cioè parlassero della realtà di quegli anni. E le persone che andavano nei cinema, che era l'unica cosa che c'era da fare in quegli anni ed era un'attività strapopolare, le persone si riconoscevano in
in quei film lì. Noi oggi la maggior parte dei film parlano di dei luoghi, delle storie, delle situazioni che sinceramente hanno visto solo gli sceneggiatori, pensando di scrivere di una realtà che riesca ad interessare tutti quanti. Però quando vedo molti film dico, regà, ma non esiste quella roba, non so come dire. Quindi tu ci stai dando un punto di vista veramente interessante a cui io da profano non avevo pensato, ovvero gran parte del problema è proprio l'ambientazione a cui si attinge, quello che sta succedendo adesso nel paese, ovvero prima c'erano delle cose da raccontare di un certo tipo, dici se nel neorealismo è facile perché racconti la guerra, racconti delle situazioni di disagio e diventa un tema veramente forte a cui attingere perché le vite delle persone ci avevano delle storie forti. Ma sì, io credo che ognuno di noi abbia delle storie bellissime da raccontare, insomma. Molto spesso, per molti anni, sembra che i temi del cinema in Italia erano le corna, gli attici, sempre ste cazzo de corna, che c'è una che lascia un altro, ma anche chi se ne frega, cioè ci stanno un sacco di cose da raccontare. Se si fosse parlato solo delle storie d'amore, ladri di biciclette, tutta quella roba lì non sarebbe mai stata creata. E invece ci siamo convinti che siccome le persone vogliono sognare, vogliono stare bene, vogliono andare al cinema per non pensare, gli si deve dare soltanto le cazzate da fargli vedere. Invece non è assolutamente vero, secondo me. Ci consigli un film italiano contemporaneo in cui tu non reciti, che hai visto, che dici domani vedetevi questo film, una cosa italiana di oggi? Guarda, l'ho visto sulla piattaforma dei David due sere fa, si chiama Lasciati andare, ed è una commedia con Tony Servillo, Luca Marinelli, bellissima, una commedia che è scritta meravigliosamente, semplice, con due attori straordinari. Quelli che dicono che Tony Servillo c'ha una faccia sola, è meglio che se stessero zitti, perché è un genio assoluto Tony Servillo. E Luca Marinelli fa 5 scene nel film e ve lo ricorderete per tutta la vita. E quindi questo film qua, sì. E quindi lasciatevi andare. Lasciatevi andare al cinema. Appena uscirà al cinema ce l'andiamo tutti a vedere. Nel frattempo ci sentiamo un brano che si intitola Canzone contro la paura. Fa così. Questa era Bruno Risas, Canzone contro la paura. Un bellissimo disco del 2017. E siamo con Vinicio Marchioni. Io ho ancora qualche domanda per lui relativa al mondo del cinema o comunque al mondo degli attori. Tu hai fatto serie TV, hai fatto cinema e hai fatto teatro. Yeah. In qualche modo cerchi di essere diverso e avere un atteggiamento diverso come attore? Cioè sono tre mestieri diversi o è lo stesso mestiere fatto in maniera diversa? Cioè come ti approcci ogni volta, visto che il contesto cambia molto di volta in volta? Ma fare la televisione oggi penso sia il mestiere più difficile del mondo in assoluto, perché si fanno tutto quanto in tipo 4 ore, devi fare 26 scene e quindi devi essere per forza di cose più concentrato, più bravo, più tutto. Il cinema, insomma, qualsiasi tipo di lavoro davanti alla macchina da presa è un'espressività che è, come dire, devi sempre cercare di fare meno. Perché la macchina da presa è un lavoro per detrazione, legge, devi andare a togliere il più possibile. Sul palcoscenico invece devi costruire, devi arrivare a quello che sta giù in fondo in 40esima fila e non hai, come dire, la macchina da presa o gli obiettivi che ti fanno il primo piano, e quindi devi aumentare invece, caricare la voce, il fisico, l'espressività e tutto quanto, cercando di trovare la giusta misura per lo spettacolo. Qual è la situazione in cui ti trovi più a tuo agio? Su un palcoscenico, sicuramente. Quindi sicuramente a teatro. E nel preparare questa puntata e nel raccontarci un po' di cose che sarebbero state utili a questa
trasmissione a Raccontami di te, ho avuto la fortuna di andare a vedere le prove dello spettacolo che sta preparando Vinicio, che si chiama Uno Zio Vania, ed è uno spettacolo che tra l'altro ti rimette in contatto al lavoro con un altro attore con cui tu hai condiviso tantissimo, che è Francesco Montanari. Sì. Dall'altro lato vede la tua regia e quindi comunque un lavoro importante da attore e regista contemporaneamente. Io ho visto il primo atto e è bellissimo e lo consiglio veramente a tutti. Anzi, se poi ci puoi dare anche qualche elemento, quando noi che siamo qui a Roma, ma anche chi sta in giro, può avere la possibilità di vederlo, sicuramente ci fa piacere. Ma ci racconti un po' di questa esperienza, perché prendere Chekhov, perché, cioè, raccontacelo, perché secondo me è molto molto interessante. Ma Anton Chekhov è uno di quegli autori che uno, come lo nomina, tutti pensano: oddio, che rottura di coglioni. In realtà è uno di quegli autori che prima di entrarci dentro devi leggerlo due volte minimo, tre volte anche, e all'interno invece ci si trova un amore, una valanga di amore, di passione, di gente che brucia di qualsiasi tipo di sentimento umano. E rileggendo questo testo, Zio Vania, mi sono reso conto che, come tutti i più grandi drammaturghi, stava parlando di me, che ho 43 anni, che ho ereditato, come dire, questo paese qui, in queste condizioni qui. Faccio l'attore non in una delle, come dire, dei periodi più ricchi e propositivi per il cinema e per il teatro. E quindi mi sono chiesto: come faccio, attraverso le parole di quest'autore, anche a parlare di me, di questo paese oggi, e cercando il modo di poterne parlare nella maniera più popolare possibile, perché credo che anche mia zia, che fa ancora oggi la parrucchiera Borgata Fifidene, nemmeno sa chi e cazzo era Anton Chekhov, debba avere il sacrosanto diritto di andare a vedere uno spettacolo e di poterne fruire a 360 gradi. E da quello che ho visto, secondo me ci sei riuscita alla grande, non me ne sarei andato mai dalle prove, perché veramente una bella narrazione con degli attori incredibili, e quindi andiamocelo a vedere tutti. Noi saremo qui a Roma dal 15 al 25 di febbraio al Teatro Ambra Iovinelli. E ci saremo. Ad alzata di mano, quanti ci saranno a vedere Uno Zio Vania all'Ambra Iovinelli? Dai, ci vediamo lì. E allora, ci si vede lì. E abbiamo ancora un po' di cose da chiedere a Vinicio, cose molto personali. Ci sono tre rubriche che sono rimaste, e sono tre rubriche molto personali su cui non ci siamo preparati. Cioè, tu non lo sai cosa ti chiederò, però la prossima rubrica viene introdotta sempre da questa sigla qui, che a proposito di serie TV ne sa qualcosa. Hijo de puta mal apparido. E sulle note di un brano diventato famoso come colonna sonora e sigla della serie TV Narcos, apriamo la sezione viaggi. E quindi, c'è un viaggio che ti ha cambiato la vita, o una meta che tu consiglieresti ai nostri amici? Cioè, parlaci di un posto a te caro. C'è chi va sempre nello stesso posto, c'è chi ci è andato una volta sola e è rimasto sbalordito. Dici una cosa tua personale, c'è un posto a cui sei legato? L'unico viaggio che ho fatto da solo fino ad ora, 10 giorni in Irlanda, tipo 17 anni, 18 anni fa. Non parlavo inglese veramente niente, tipo io andare, io fare, insomma, lo parlavo più o meno così. Dopo il quarto giorno volevo tornare a Roma, perché insomma era veramente un periodo di merda. E poi invece dal quinto giorno in poi sono entrato dentro questa strada di Dublino, che è una delle città più fighe del mondo, che si chiama la strada di Temple Bar, che è la strada di sono solo pub e basta, e mi sono iniettato la Guinness anche nelle tempie. Sono stati 6 giorni lì meravigliosi. Se non ci siete mai stati, è una delle città più fighe proprio del mondo, Dublino.
E state ascoltando l'agenzia di viaggio Vinicio Marchioni, che ci consiglia un viaggio in Irlanda. Vieni anche tu a Dublino. Esatto. Quanti di voi sono stati a Dublino in sala? Lui alza sempre la mano, però. Livio è il social manager di Radio Sonica, su cui stiamo trasmettendo. È un uomo di mondo, quindi ne ha fatte di esperienze. Ti faccio una domanda a bruciapelo: che cosa hai provato nel passare da essere uno che poteva camminare per strada tranquillo e negli anni di romanzo criminale ad essere riconosciuto per strada? Cioè, è una cosa che t'è pesata, è una cosa che... Ma è una cosa folle, è follia. Perché tu devi pensare, tu allora, io ho fatto un romanzo criminale che avevo 33 anni e tu quindi per 33 anni vai al bar, vai a piazzare il pane, la spesa, ti hanno visto crescere tutti questi da cui vai a prendere il pane, il bar la mattina, ciao Mario, ciao Vini, come stai? Le solite cose. Per 33 anni. Il giorno dopo che va in onda romanzo criminale, quindi 33 anni e un giorno, metti, tu entri dallo stesso panettiere che ti ha visto crescere, che ti conosce da ragazzino, ti ha piata a schiaffi quando tu madre in c'era, anche il persino lui ti guarda con altri occhi e non ti chiama più con il tuo nome, ma ti chiama Freddo. E tu dici: ma porca troia, lo posso capire dalle persone che non mi conoscono, ma cazzo, mai visto cresce chissà. E questo è molto interessante, perché e anche quindi è assurdo per questo, perché tu da quel giorno lì non sei tu che sei, cioè che non sei tu che sei un'altra persona, che lo sguardo delle altre persone su di te è un altro. Ma ti pesa, ti è pesato, oppure è una cosa che vivi con tranquillità? No, adesso mi fa ridere, sono strafelice, orgogliosissimo e ringrazio Dio di aver fatto quel ruolo e lo ringrazierò per tutta la vita. I primi tempi non ci potevo credere, cioè non so come dire, io arrivavo dagli spettacoli con Luca Ronconi, capito, il teatro, le cantine, l'impegno, non ci si inculava nessuno fondamentalmente. Non ti avevano mai offerto una birra, un caffè, mai niente. Ma vedere le persone che ti si avvicinano e tremano, ma cioè è assurdo, non lo so, non lo capirò mai. Ed è una cosa veramente molto bella. Abbiamo fatto questa domanda a molte delle persone che ci sono venute a trovare, ma Vinicio ci ha dato un altro punto di vista, ovvero non cambia per tutti quelli che adesso ti riconoscono per strada, ma negli occhi di quelli che già ti conoscevano. E mi sembra che è ancora più assurdo. Forse ti fa ancora più effetto e mi sembra uno spunto veramente veramente interessante. Siamo arrivati al momento in cui leggiamo i risultati del sondaggione, perché l'ospite che ci verrà a trovare il 31 gennaio è un altro ospite di quelli che sicuramente per strada lo fermano abbastanza e lo riconoscono. Tu ci hai avuto a che fare con lui, ma non lo diciamo perché lo scopriremo in altro modo. Le opzioni che avevate nel sondaggione erano Alessandro Borghi, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Vincenzo Salemme e Francesco Montanari, che sono tutti attori con cui tu hai lavorato, giusto? Sì. Però uno tra questi è quello che verrà il 31 gennaio qui accanto a me a condividere la sala di una cosetta. Ma voi chi preferireste? Facciamo questo gioco. Basta Andrea. Poi Alessandro Borghi, no, perché sta dall'altra parte del mondo. Vi leggo i risultati. Allora, il 13,3% ha risposto Alessandro Borghi, lo 0% ha risposto Rocco Papaleo. Ma no, perché zero? Povero Rocco, è un genio. Rocco Papaleo, no, è un genio, ragazzi. Ma questo non è chi vorrebbero, questo è chi si aspetta. Chi si aspetta, ok. Rocco comunque ne esce veramente benissimo e gli vogliamo bene. Mastandrea il 6,7%, che comunque. Giallini il 26,7%. Salemme il 13,3% e vince Francesco Montanari col 40%. Però chi sarà? Per scoprire chi è, mi sono fatto mandare una nota vocale direttamente dal personaggio. E allora ci ascoltiamo la nota vocale che mi ha mandato questa mattina su WhatsApp l'ospite della prossima puntata. Vediamo se lo riconoscete. Beh, mi toccherà venire con la maglietta, una maglietta con la S davanti, insomma. Vabbè, super ospite. Super ospite. Chi sarà? Boh. Intanto il mantello me lo porto. Ciao Vinicio.
ed è il grande Marco Giallini che sarà con noi il 31 gennaio. Mitico Giallo. Con cui hai fatto già un paio di film, se non sbaglio, se non di più. No, ho fatti tre. Tre, ovvero The Place. Romanzo criminale, The Place. È vero. Tutta colpa di Freud. E allora con Rino Gaetano a mano a mano abbiamo scoperto quello che sarà il prossimo ospite. Lui ci ha mandato una nota vocale e noi gli mandiamo un video. Siete pronti? E allora siamo qui e lo stiamo registrando per Marco. Marco, ciao, bellissimo. Siete pronti a fare un applauso per Marco? Il prossimo ospite sarà Marco Giallini. E noi questo video glielo manderemo. Aci. Ti aspettiamo il 31 gennaio. E andiamo avanti con questa trasmissione che si chiama Raccontami di te. Io sono Alessandro Pieravanti, accanto a me c'è Vinicio Marchioni. Vogliamo ringraziare al mixer Filippo Dottor Panico, che domani esce con il suo libro e con il suo disco. Gli facciamo l'in bocca al lupo, fategli un applauso. E vogliamo ringraziare Giampiero Giuli alla messa in onda, Peppe Lo Monaco, il direttore di Radio Sonica, che adesso è in Thailandia ma ci vuole bene anche dall'aggiù. Ciao Peppe. Se ci senti Peppe, noi ti salutiamo. Comunque ringraziamo una cosetta, che è questo locale bellissimo che ci ospita. Fategli un applauso, perché veramente è difficile trovare dei posti in cui si sta così bene. Ci sono ancora delle cose che vogliamo chiedere a Vinicio, perché veramente siamo molto curiosi di conoscerlo. Per parlare del prossimo argomento utilizziamo questa base. Vediamo chi riconosce il gruppo per primo. Ok, i Doors, l'avete riconosciuti subito. Come sentito dal brano? Soul Kitchen. Soul Kitchen, perché nello specifico si parla di cucina. La ricetta, che dobbiamo fare? E mica potevo dire tutto, sennò che gusto c'era. Allora, vogliamo sapere da te se sei uno che cucina, uno sì, che ordina la pizza, uno che scalda le cose nel microonde. Sì, tutto. Fai tutto. Tutte queste range, cose. Però ognuno di noi ha la sua ricetta. E allora io voglio che tu non solo ci dici qual è la tua ricetta, ma taccuino alla mano gli dici: prendere una pentola, mettere un litro d'acqua a bollire, versare. Quindi pensa alla tua ricetta e devi dire come farla, perché loro domani la fanno. Cioè non solo si vedono i film che gli hai detto, i libri che gli hai detto, domani mangiano esclusivamente. Vabbè, una cosa semplice, la matriciana. L'hanno raccontata già, sì. La matriciana ancora no, potresti essere il primo. La matriciana, quindi, è una delle cose più semplici del mondo, perché si prende il guanciale, no la pancetta. La pancetta no, no le cose fatte già a pezzettini entro la plastica, no, guanciale. Si fanno dei pezzettoni, no pezzettini, pezzettoni di guanciale con il grasso. Guanciale senza grasso, no buono. Guanciale con grasso, buono. Non si mette olio, non si mette cipolla, vi taglio le mani. Aglio proprio non ne voglio sentire parlare. Si prende solo i pezzettoni col grasso, si mettono dentro alla padella, si accende a fuoco medio, il grasso si squaglia, si rosola, ci buttate il sugo, una spruzzata di pecorino e avete mangiato questo. Siete pronti domani per la matriciana di Marchioni? Ed è un piatto Marchioni semplicissimo. Però, perché no, si portavano in giro queste cose, i pecorari. Pasta lunga, pasta corta, e poi se tra le due cosa, cioè devi dire il fusillo, il rigatone. Allora io sono contro il bucatino, mi dà fastidio, succhi, non tira niente. Io sono basta, d'accordo con te, facciamo una class action, esatto, insieme. No al bucatino, no grazie. Al bucatino alla matriciana, io ragazzi, prediligo il rigatone, sono un grande fan del rigatone. Sulle mani per il rigatone. Rigatone tutta la vita. E poi che dobbiamo dire? La pasta al dente, naturalmente, e basta. Poi, quindi la scoliamo un minutino prima di quello un che un minutino sulla prima confezione. Si manteca e spruzzata abbondante di pecorino e una buona bottiglia di vino, no, un bicchiere che è meglio, e vai con Dio. E come si dice da queste parti? E l'uomo campa. E l'uomo campa. E con questo ritmo in levare, con questa base reggae, ci porta ancora più lontano di dove eravamo. Rientriamo a Raccontami di te,
con ospite Vinicio Marchioni, che ci ha appena dato la sua ricetta del rigatone alla matriciana. Mi raccomando, non il bucatino. Non vorrei attirarmi le ira dei fan del bucatino, ma io non lo sopporto, credo. E ognuno ha le sue passioni. Abbiamo ancora delle cose da chiedere a Vinicio, siamo quasi alla fine. Abbiamo appena scoperto che il prossimo ospite sarà Marco Giallini, il 31 gennaio. Per tutti quelli che si sono persi le puntate che sono venute prima, e ricordiamo, c'è stato ospite Giancane, c'è stato Piotta, Danno del Colle del Fomento, Rancore, Galoni e Colandrea, c'è stato Zero Calcare, c'è stato Elio Germano, per tutti quei Chef Rubio, per tutti quelli che si sono persi le puntate precedenti e che quindi non sono stati qui a tu per tu, ci sono i podcast su YouTube e quindi potete risentire tutte le cose che ci siamo detti. La mia idea è a fine anno di fare una grande festa tutti insieme. Chissà se ce la faremo, sarebbe una cosa molto impegnativa. Ma sì, però c'ho questo sogno, tutti insieme. Andiamo avanti con le domande qui dalla sala. Ovvero, c'è qualcuno di voi che vuole fare una domanda, vuole chiedere qualcosa a Vinicio? Sono arrivate le domande da casa. Non siate timidi, perché quelli da casa hanno scritto. Non è che voi potete fare brutta figura, cioè non è che può vincere fuori casa contro la sala. Quindi, ad alzata di mano, una persona, la prima domanda. Uno, dai, non siate timidi. Un volontario che c'ha qualcosa da chiedere. Non ne frega niente. Eccolo, ce l'abbiamo una domanda. Allora, invece di venire noi da te, vieni tu da noi e fa... Vieni qua. No, dall'altro lato, però, che è più comodo, qui ci sta troppa roba. E allora, per chi è a casa, si sta avvicinando un nostro, diciamo, ospite qua, una persona del pubblico. Un avventore. Un avventore che si avvicina al microfono. Ciao, Ale. Di Vinicio, molto piacere. Allora, ti volevo domandare una cosa molto semplice, che probabilmente ti avranno domandato migliaia di volte. Teatro, cinema e TV, qual è il tuo cuore? Il tuo cuore batte ancora per cosa? Sto molto a mio agio quando sto in una sala, su un palcoscenico, mi sento dentro casa proprio. Su un set devi fare mille cose per stare a tuo agio, rilassarti, c'hai 70.000 persone intorno che ti toccano, ti truccano, ti vestono, insomma aspetti 700 ore prima di girare, eccetera. Su un palcoscenico sto molto meglio, ma sta entrando una persona. Te contro luce mi sembri Chico. Lui è l'aiuto regista di Stefano Solli, ma con cui ho fatto tutta la serie. Chico. E non lo vedo veramente da 2-3 anni, penso. Ma pure di più. Che caramba, che sorpresa. Comunque, ritornando a te, il palco, sì, sicuramente. Sicuramente il palco, perfetto. Grazie. C'è qualche domanda ancora in sala oppure no? E se non c'è, ecco una domanda, vediamo una mano alzata. Vieni amica, vieni, non ti vergognare. Noi siamo veramente contenti di ospitarti qui sul palco di una cosetta. E allora, posso portare il microfono io? Assolutamente sì. Come ti chiami? Arianna. Avvicina il microfono alla bocca e facci sentire quello che hai da dire. Allora, io volevo parlare più del tuo lavoro a teatro. Cioè, volevo chiederti di Dino Campana. Ho visto, mi sembra, se l'anno scorso, l'ultima... No? Non mi ricordo il titolo. Esatto. Ti volevo chiedere, ma com'è nato questo amore per Dino Campana? Perché poi so che ci hai lavorato parecchio, cioè anche in altri... Cioè, ci ha proprio lavorato per anni, ho pure sentito una lettura. Cioè, perché Dino Campana? Come è nato? Se è uno di quegli amori così, dei primi, esatto, e poi che poi è portato avanti, oppure poi sei un personaggio. Allora, grazie mille intanto della domanda, perché mi dà la possibilità di dire che Dino Campana in realtà no, non è un amore che nasce da molto. Cioè, la prima volta che l'ho portato in scena era il 2011. Tra la prima e la seconda serie di romanzo, appunto. Poi ci sono ritornato su molte volte, perché sono uno che non è soddisfatto mai, più che altro.
E quindi quello spettacolo lì, quel monologo lì, poi ha trovato un'altra espressione, diciamo, attraverso la musica anche, quindi è stato coinvolto lo stesso musicista che hai visto, diciamo, nell'ultima edizione al Teatro Piccolo Eliseo, e quindi è anche diventata una lettura musicata. E poi non ero soddisfatto della scrittura e l'ho riscritto da capo, e ci ho messo anche la figura di Sibilla Aleramo, perché mi ero reso conto negli anni che la vita di Dino Campana, non mettendoci anche la storia d'amore che secondo me non è stata una storia d'amore, poi con Sibilla era come se gli mancasse un grosso pezzo, e quindi abbiamo riscritto tutta la parte di Sibilla, e questa, diciamo, è stata l'ultima versione. Dino Campana, perché è uno dei più grandi poeti che l'Italia abbia mai avuto, e perché mi colpiscono sempre le persone che, cioè, le grandissime personalità che vengono, che non vengono ricordate, secondo me, come è giusto che si dovrebbe. Lui è stato uno sicuramente di quelli che è stato meno ricordato, perché era uno anarchico e perché non si è schierato mai da nessuna parte, perché ha mandato a fanculo tutti da destra a sinistra, e perché era fondamentalmente un genio ed un precursore, e per quegli anni lì in cui scriveva lui, secondo me non l'ha mai compreso nessuno, insomma, come tutte le grandissime menti, poi, insomma, era molto più avanti secondo me degli anni in cui era. E poi lo amo perché ha una scrittura che è assolutamente visionaria, molto musicale, insomma è uno dei poemi, dei poeti che amo di più. Se non lo conoscete, leggetelo, tra parentesi, perché è molto figo. C'è qualche altra domanda in sala per Vinicio? Sì, vediamo una mano alzata e noi lo invitiamo qui sul palco. E ciao. Come ti chiami? Gabriele. Gabriele, da Roma. Da Roma. E sto studiando per diventare attore. E volevo chiederti un consiglio a un aspirante giovane attore. Bellissima domanda, grazie. Da un attore navigato. Insisti. E resisti. Sempre. Devi avere la testa più dura di tutte le porte che troverai chiusi davanti a te. Insisti, vai dritto. E tutti quelli che ti diranno lascia perdere, che è difficile, che mandali a fanculo. Vai dritto. Ho visto un'altra mano alzata. Eccola qui, vieni qui. Noi ti aspettiamo. È bello questo momento delle domande, sempre interessantissimo. Come ti chiami? Veronica. Ciao Veronica, da dove vieni? Roma. Da Roma. Nord, sud, ovest, est? Sud. Roma sud, ok. E niente, a parte, diciamo, la passione che hai appunto per la recitazione, no? Quindi teatro, cinema. Qual è un'altra passione che segui, che ovviamente non si sa? Ma in realtà non ne ho altre, nel senso che non, cioè, ovviamente sono un grande appassionato di letture, sono un grande appassionato di quadri, di libri, di arte, diciamo, a 360 gradi, però tutto quello che, soprattutto negli ultimi anni, in cui, ringraziando il cielo, ho comunque lavorato molto, i libri che ho aperto, le mostre che ho visto e tutte le cose che ho fatto erano sempre finalizzate per un ruolo, e fare l'attore è una delle fortune più grandi del mondo, perché ti apre delle curiosità e alcuni mondi, moltissimi mondi, che facendo altri mestieri magari non incroceresti, e quindi la più grande passione è il mio mestiere, ma che nel suo ne contiene già 1,5 milioni, insomma. E allora io vi chiedo ancora un applauso per Vinicio, perché è stato veramente carino. Bravi voi.
è generoso a venirci a trovare, ma io ho ancora qualche domanda da fargli. Prima di fargli queste domande e andarcene tutti a casa, ci sentiamo ancora un brano che ha semplicemente un'assonanza per il nome dell'autore, che è lo stesso. E da Vinicio Capossela a Vinicio Marchioni abbiamo fatto questo salto. L'omonimie. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra avventura. Ho ancora una domanda da fare. Ovvero, c'è un rito, una scaramanzia, un'abitudine, una cosa che tu fai sempre? C'è chi non si cambia mai i calzini prima di andare in scena, usa sempre gli stessi. Chi indossa sempre la stessa maglietta. Chi fa dei gesti ripetuti prima di salire sul palco. Tu ce l'hai una tua cosa? Le manciate di sale grosso sul palcoscenico. Tu la fai questa cosa, veramente? Cioè, cosa, sì, cosa... Sì, sì. Aspetta, sì. C'è bisogno di silenzio, proprio il bianco. Shh, tutti zitti. Atmosfera. La follia degli attori. Esatto. Cioè, tu prima di andare in scena... Sì, do un paio, due o tre grandi manciate di sale grosso sul palcoscenico. E resta, viene spazzato via, cioè... Non ci camminiamo sopra. Ah, e voi... Shh. Rimettiamo la base. Io sono delle domande che penso sempre che poi nessuno mi risponda. Il sale dice, no. fa bene, ragazzi, il sale fa bene. E quella cosa, il sale porta male, no? Il sale porta bene. Il sale, secondo me, non è che il sale porta bene, il sale si assorbe delle energie negative che stanno nell'aria. E quindi voi... anziché mettersi le energie negative su di te, le assorbe il sale e tu... stai meglio, stai. Poi ognuno può credere a quello che vuole, naturalmente, io ci credo. E lo fai direttamente te che prende il sale grosso? Ma che grosso. Lo devo fare io, per forza. E mentre recitate vi sentite scricchiolà sotto i piedi? Ogni tanto sì. Ci stanno degli attori che si incazzano, perché magari fanno crick nella battuta più importante della loro parte, però chi se ne frega. È una tua... È più importante il sale, insomma. Mi sembra veramente, veramente giusto. Cioè, se è una cosa che ti mette a tuo agio, ti dà delle energie positive e apre lo spettacolo a qualcosa che secondo te sono vibrazioni positive, sì, è la cosa giusta da fare. Lo farai anche in uno Ziovania, cioè spargerai il sale. Se sentirete dei rumori strani è il sale sul palco. Tu, ma chi si occupa di comprare sti pacchi di sale grosso? Io. Cioè, tu te lo porti da casa. Ma certo. Cioè, tu c'hai l'abito di scena e il pacco di sale grosso. Il sale grosso, sì. Si scoprono sempre delle cose nuove, veramente, veramente, veramente... Indispensabili. Interessanti. E prima dello spettacolo, quelle cose che ci si tocca tutti, merda. Merda si fa. Merda, ci si dà la pacca sul culo e poi si entra in scena. Elio ci ha raccontato che se casca lo devi... Il coccopione se cade per terra lo devi sbattere per terra tre volte. E tu lo fai, se voi lo fate. Sì. E quindi? Siamo tutti matti. Stiamo scoprendo veramente tantissime cose. È un grande mestiere, anche perché, come dire, affonda le radici di queste cose in una tradizione ormai millenaria, e queste tradizioni arrivano da moltissimi anni fa ed è, fa parte del gioco anche, come dire, continuarle, insomma. Questa trasmissione si intitola Raccontami di te. Io sono Alessandro Pieravanti e la fortuna di questa trasmissione è ogni volta ospitare delle persone che hanno davvero tantissimo da raccontare. Questa è stata una puntata speciale perché ci è venuto a trovare Vinicio Marchioni. Io vi chiedo di fargli l'ultimo applauso e di salutarlo così. Spero che ci sarà veramente un'occasione molto presto per sentirlo parlare altre due ore, perché sono passate due ore insieme e non ce ne siamo accorti. Volevo ringraziare te, Alessandro, perché questa è una trasmissione bellissima, in un posto bellissimo, e mille grazie, perché non sono molti gli spazi come questo, con cui, all'interno del quale c'è una persona intelligentissima e sensibilissima che fa delle domande, quindi grazie a te. Questa è una cosa che mi fa veramente, veramente piacere. Questa sera me ne vado a letto contento, ma ce ne andiamo tutti a letto contenti, perché ce ne andiamo con questo brano qui. Ci vediamo il 31 gennaio con Marco Giallini. Questa è Raccontami di te, Radio Sonica, una cosetta in diretta. Vinicio Marchioni, grazie a tutti. Ciao.